Buongiorno a tutti, bentornati su Mad Gaming in nostra compagnia. Nell'aggiornamento 3.0 è andato online il nuovo matchmaking, problema ben noto alla Crytek, che durante la live hanno spiegato da cani. Quindi ho deciso di portarvi l'intera spiegazione di come funziona questo nuovo matchmaking per togliervi ogni dubbio. La prima cosa importante da sapere è che il nuovo sistema è flessibile e può essere preso con più parametri che calcolano il valore di ogni singolo giocatore. Al momento Crytek sta usando un parametro solo, quindi la performance giocatore versus giocatore, o per meglio dire il PvP rating. Questo punteggio è calcolato in modo simile al sistema Elo negli scacchi, quindi quando due giocatori hanno lo stesso PvP rating, ognuno ha le proprie statistiche e quindi una probabilità del 50-50 di vincere uno scontro se si trovassero uno contro l'altro, vengono accoppiati assieme. Questo nuovo matchmaking ovviamente fa sì che giocatori dello stesso PvP rating si cercheranno di incontrare, o meglio, cercherà di inserire nella stessa partita 10 giocatori con lo stesso PvP rating. Ovviamente durante la partita questo continuerà ad evolversi. Per esempio, se due giocatori si incontrassero in partita e uno avesse un PvP rating più alto dell'altro, quindi avrebbe su carta una probabilità più alta del 50% di vincere uno scontro uno contro uno, beh, se questo realmente lo vincesse, prenderebbe meno punti PvP rating per far salire il suo punteggio. D'altro canto, invece, se quello con la probabilità più bassa vincesse lo scontro contro un giocatore con un PvP rating più alto del suo, prenderebbe più punti. Questo succede su ogni scontro attuale e di conseguenza il vostro PvP rating cambierà sia in base a quanti scontri farete, sia in base al PvP rating dei vostri avversari. Durante i primi 10 ranghi della modalità apprendista, la nuova modalità inserita nella 3.0, a tutti i nuovi giocatori non verrà assegnato il PvP rating fino ad arrivare al massimo livello, cioè al decimo del livello apprendista. Ciò consente di imparare le meccaniche del gioco prima di trovare una corrispondenza con i giocatori veterani. Come funziona per i gruppi? Per i duetti, cioè i gruppi, beh, chiamano loro i duetti, santi Dio, il PvP rating tra i membri del team può essere ovviamente molto diverso. Quindi si va a prendere in considerazione usando un coefficiente che spiega la differenza di abilità tra di loro e il resto dei giocatori. Come raggruppa i giocatori in una partita? Durante la fase di matchmaking, il sistema tenta di raggruppare giocatori con una coda di PvP rating simile nella stessa regione per ogni partita. A tale scopo, il sistema divide tra parentesi i PvP rating che sono diversi per regione e sono definiti manualmente per fornire un buon equilibrio tra il tempo di matchmaking e la differenza di PvP rating. Il sistema di matchmaking basa la sua gamma di ricerca su ciò che può fare durante il tempo massimo di matchmaking ogni singolo giocatore. Attualmente il massimo della ricerca è di 5 minuti per ottimizzare il maggior numero di giocatori possibile. Che cosa fa l'anti-team? L'anti-team randomizza i giocatori in partite consecutive. L'esempio è: se due team, quindi quattro persone, sono su TS e vogliono giocare assieme, è improbabile con il nuovo sistema che entrino. Questo perché il nuovo matchmaking non cerca solo i 10 giocatori, ma ne cerca molti di più, per far partire contemporaneamente più partite. Una volta che li ha trovati, randomizza e divide i giocatori casualmente, quindi è implausibile che d'ora in avanti due team possano entrare assieme. Con questo spero di avervi spiegato tutto, almeno questa è la spiegazione che hanno dato per il nuovo matchmaking. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti!